Spirito Santo, perché solo con Lui è possibile l'aiuto di tutti voi. Accetto. L'accetto è francese, il sorriso contagioso, i fiori d'obbligo. Suor Yvonne Rengaud, dal 2008 madre generale delle figlie di Maria Ausiliatrice, è stata eletta nuova presidente dell'USMI, l'Unione delle Superiori Maggiori Italiane. Un cambio al vertice dell'istituzione che raccoglie diversi carismi femminili, impegnata da anni nell'arte del passaggio, vale a dire nel traghettare le varie congregazioni religiose nella nuova realtà, disegnata dalla contrazione del numero di vocazioni e dai cambiamenti socioculturali. Non è un caso che sia stata scelta una donna a capo di un ordine tra i più numerosi, con oltre 12.000 salesiane sparse nel mondo, capace di una visione ampia e multiculturale. Per di più, figlia di Don Bosco, dato non trascurabile nell'anno in cui la Chiesa è pronta a celebrare un sinodo sui giovani. Questo vuol dire una ricerca per una vicinanza con le giovani generazioni, il ricercare con loro come vedono la vita religiosa, aiutare a scoprire anche la chiamata del Signore, perché il Signore continua a chiamare certamente per la sua missione. E se le nuove vocazioni rimangono una sfida aperta, anche le provocazioni di Papa Francesco interpellano la neopresidente. In particolare l'invito a non mostrare visi incartapecoriti. Se siamo state scelte dal Signore per amore, è impossibile essere triste. Possiamo incontrare delle difficoltà che sono parte della vita. Però la vita è sempre più forte della morte.